La stanza di Kubrick non è semplicemente un esemplare unico d'arredamento psichiatrico e tecnologico, incentrato sulla neutralizzazione della sua nota aviofobia. L'aviofobia, infatti, non è che la punta dell'iceberg, la concessione più innocua che i suoi biografi hanno fatto all'indiscrezione delle Ma non chi do really, tient un cercle autour de lui le fil des heures, l'ordre des années et des mondes. Un homme qui dort tient un cercle autour de lui le fil des heures, l'ordre des années et des mondes. Un homme qui dort tient un cercle autour de lui le fil des heures, l'ordre des années et des mondes. In cui le immagini erano al servizio di una distruzione delle immagini, e le parole dovevano annichilire la storia, i dialoghi smontare i personaggi, e la rappresentazione filmica era interamente da decostruire a partire dai titoli d'inizio. Era il solito film contro l'ambientazione sociale, contro la psicologia dei personaggi, contro una storia intelligibile. Era un film in cui l'immagine di un uomo che cammina non voleva dire altro che un uomo che cammina. Ma questo uomo che cammina non è nient'altro che l'immagine dell'uomo che cammina, perché al di fuori del film, mentre uno lo sta vedendo, non c'è nessun uomo che cammina e soprattutto non c'è mai stato, né verrà dopo, un uomo che cammina. Sono a casa. Sono a casa. L'astronave è ricaduta sulla Terra sconvolta dalle esplosioni atomiche. Voi uomini l'avete distrutta! Maledetti! Maledetti per l'eternità! Tutti! Tutto questo non è successo nell'ambito della poesia, non è successo, non è successo.